L'emozione più bella al triplice fischio di Lecce-Sassuolo. È stata una grande emozione, una festa che già pregustavamo dalla partita col Cesena, abbiamo rimandato, pensavamo di farla a Vicenza, ancora una volta rimandata, però diciamo che la partita col Sassuolo è stata la cronaca di un successo annunciato, forse eravamo già pronti mentalmente a esplodere di gioia, è stato così, davvero è stato un gran bel campionato. Una promozione in attesa quindi? È una promozione in attesa, però a dicembre già si vedevano i primi presupposti per poter pensare a qualcosa di importante e così è stato un Lecce che gara dopo gara, dalla fine del girone di andata è letteralmente esploso, forse è arrivato con un po' di ossigeno nelle ultime partite di campionato, però è stato un successo meritato. Di Michele è ritornato al Toro, Marilunga alla Sampor, in attacco ci sono Corvi e Olivera. Corvi e Olivera, speriamo che il Lecce riesca a riportare Marilungo nel Salento, è il sogno proibito di De Canio e dell'intero staff giallorosso, abbiamo bisogno di una punta di peso senza nulla togliere a Corvia e Olivera, però ci vuole una buona spalla per poter supportare lo stesso Corvia in questo che sarà un campionato totalmente più complicato e sicuramente diverso da quello di Serie B. Perché questo calciomercato e non solo del Lecce sta andando così a rilento? Sta andando a rilento che non girano molti soldi, questa è la verità, purtroppo è un periodo di crisi generale che investe non soltanto il calcio, quindi si cercano di portare a conclusione gli affari più vantaggiosi, diciamo, un calciomercato abbastanza fermo, lo è per il Lecce ma lo è anche per il Milan, per fare un esempio. Come vede Pierandrea Semeraro alla guida del Lecce? Ah, sì, è una sorta di continuità, prima il padre, poi Rico, poi ancora il padre, poi Pierandrea Semeraro, diciamo cambiano i soggetti però i protagonisti sono sempre loro, la famiglia Semeraro che speriamo che mantenga quanto più a lungo possibile, perché dopo di loro credo che ci sia davvero la possibilità che chiuda il calcio a Lecce. Nel prossimo campionato quindi una salvezza tutta da conquistare? È una salvezza tutta da conquistare, ma lo è stato anche nello scorso campionato di B con una promozione che è stata una piacevolissima sorpresa. Speriamo che arrivi qualche altra pedina alla corte di De Canio e poi i conti li faremo a maggio.